Grazie per l'invito, è la seconda volta che partecipo a un evento della Fondazione Magna Carta. L'altra volta partecipai all'evento dedicato ai partiti e alle primarie, che è un tema collegato però allo stato delle istituzioni, perché io continuo a pensare che lo stato delle istituzioni italiane tutto sommato sia buono. Il vero malato sono i partiti e quindi è lì che dovremmo intervenire, non riuscendo a intervenire sui partiti riformandoli, cioè intervenendo sullo statuto, lo stato dei partiti e ridando una forma ai partiti, ci troviamo a interrogarci ovviamente, inevitabilmente, sullo stato delle nostre istituzioni. Cerco di essere veloce perché il tempo stringe davvero. Dico tre cose abbastanza puntuali, spero. La prima sul significato del referendum, che abbiamo visto metterci alle spalle, che secondo me però è interessante anche da un punto di vista storico interrogarci. Il significato del referendum, prima qualcuno ha parlato di una cesura, di uno spartiacque, ecco, io eviterei di vedere il referendum del 4 dicembre come uno spartiacque, come un qualcosa che ha rotto nella storia istituzionale italiana e dal quale non si può tornare indietro. Purtroppo ho letto anche tutto questo, qualcuno ha paragonato Matteo Renzi ad un Napoleone sconfitto e quindi una grande restaurazione che si sta avvicinando. Mi pare tutto questo esagerato, sbagliato, nessun tipo di grande restaurazione, rimangono aperte ovviamente molte possibilità. Si è chiuso un portone, e sono d'accordo con il professor Pinelli che probabilmente si è chiuso il portone delle grandi riforme tentate a maggioranza, quello è sicuro, rimangono aperte piccole, forse piccole, non so quanto piccole o grandi finestre però di opportunità per intervenire puntualmente, pazientemente, possibilmente anche da un punto di vista istituzionale e costituzionale. Quella secondo me è la strada che dobbiamo incominciare a percorrere assieme se vogliamo davvero mettere mano alle istituzioni costituzionali ed elettorali. Quindi il primo punto sul significato, secondo me, del referendum. Nessuno spartiacque, si è chiuso un portone sulle grandi riforme, ma si aprono delle finestre, secondo me si possono aprire delle finestre di opportunità sulle altre questioni. Una di queste questioni è sicuramente quella della legge elettorale, perché la sentenza della Corte Costituzionale recente ha lasciato aperta, in una sentenza come veniva definita ariosa, e secondo me è appunto ariosa, lascia molti margini ai legislatori che vanno da sistemi elettorali proporzionali a sistemi elettorali sicuramente maggioritari. Il menu di scelta è ancora molto, molto ampio. Il secondo punto che volevo toccare è sempre il riferimento ovviamente a che cosa è possibile, che cosa dovremmo fare, che cosa invece è possibile fare, sono due cose ovviamente diverse. Il possibile non è detto che riusciamo effettivamente ad andare dentro quello che vorremmo effettivamente realizzare, il possibile lo tocco successivamente. Quello che dovremmo fare molto probabilmente nessuno lo ha toccato, centrato, ma è probabilmente un'ipotesi semipresidenzialista. Nel momento in cui lo stato dei partiti è così debole, nel momento in cui la legge elettorale è incerta, molto probabilmente avremmo bisogno, questo sì, di rafforzare le istituzioni di vertice con un'ipotesi semipresidenzialista. Mi spiace che il presidente, come dire, Quagliariello non sia entrato in questa discussione gollista o di rivisitazione del gollismo, però probabilmente quella è quello che dovremmo fare o ci troveremmo a fare probabilmente non nel medio-lungo periodo, non subito, ma probabilmente potremmo ritrovare a discutere di quelle ipotesi. L'altra ipotesi minimalista, se posso dire così, è appunto una serie di interventi piccoli di manutenzione della Costituzione. Non entro in quelli che sono stati già accennati, sono anche d'accordo non piccolo ma sul combinato articolo 15 e articolo 21 che mi pare davvero degno di essere affrontato, sono d'accordo non so con chi sul voto di sfiducia costruttivo che però non va chiaramente a braccetto con un sistema elettorale proporzionale che dà un premio di maggioranza, le due cose difficilmente si tengono assieme e poi da un punto di vista anche di riforma della legge elettorale e questo è l'ultimo punto con tre minuti che cerco di affrontare. Qui io non cerco di evitare, secondo me quello che è un falso dilemma, anche se però questa mattina è tornato spesso, tra rappresentatività, rappresentanza e governabilità, cercando di combinare questi due elementi del problema, questi due corni del problema. C'è secondo me un aspetto prioritario, questo lo considero tutto sommato secondario rispetto a quello che dovremmo risolvere, al problema che abbiamo sotto mano, che è quello della selezione della classe dirigente. Cioè probabilmente un tema che non abbiamo più affrontato, che non ci interessa, mentre invece è profondamente attuale, e credo che dovremmo esattamente ripartire da lì. Se abbiamo voglia, se abbiamo bisogno di ritornare a riflettere sulla selezione
della classe dirigente, cioè come si sceglie, come si forma una classe politica, se quello è il problema, è in base a quel problema che dovremmo strutturare, cercare una soluzione per quello che riguarda il sistema elettorale. E qui mi spiace che l'unico che ha accennato all'esistenza quasi del collegio uninominale sia stato il professor Giovanni Guzzetta, che ha ricordato che esiste come il collegio uninominale, che permette di trovare una soluzione anche dentro le sentenze della Corte Costituzionale, che davvero permetterebbe, io non vedo altri strumenti per tornare ad avere una selezione decente, quantomeno decente, non dico efficiente, della classe politica. Quello è il problema. Se noi abbiamo un problema di selezione della classe politica, tutti gli altri problemi sono secondari e tutte le altre soluzioni sono, a mio avviso, come sbagliate, non colgono il segno, non colgono il bersaglio. Il problema vero è quello di uno strumento, il collegio nominale, poi sul quale si può ragionare tutti insieme nell'ibridazione, quanto possa essere mixato con elementi di sistemi elettorali estranei, proporzionali, però ripartire dal collegio uninominale per cercare una soluzione al problema della classe dirigente. Questo secondo me è il problema prioritario rispetto agli altri ed è un problema che ovviamente è davvero in questo caso urgente. Noi ormai ci siamo abituati a una visione totalmente orizzontale della democrazia, dimenticandoci che c'è anche una spina dorsale di classe politica dirigente che ha bisogno di essere risolta ed è lì, come dire, il nodo, il problema della politica e della rappresentanza, che non si risolve iniettando dosi di proporzionalità ma cercando una migliore selezione della classe dirigente. Grazie.